anche nel periodo del lockdown, quindi non solo ha distribuito anche in violazione delle norme restrittive che tutti ricordiamo, insomma, che erano sì, nel 2020, esatto. Sì. In pieno lockdown Fabiani e Company si sono mossi, appunto violando anche le norme restrittive, per distribuire il nuovo numero di vetriolo che era uscito da poco. E non solo, ma hanno partecipato anche a campagne di protesta con scrittori, manifesti, eccetera, lenzuola con scritte, insomma, in varie piazze dei paesi dell'Umbria e delle Marche, per protestare contro lo Stato tiranno e sì, lo Stato tiranno, insomma, che con la scusa della pandemia uccideva, ecco, tiranno liberticida, non mi veniva il tiranno liberticida, perché con la scusa della pandemia uccideva le libertà individuali. E quindi, insomma, questo un po' è il tema che adesso viene ripreso da i nomi in pass.